Ok, bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su GTA 5. Siamo di nuovo nella mod vita reale di Jimmy DeSanta, ma come sempre giocheremo con Trevor. Nel video precedente abbiamo rubato in diversi negozi di Los Santos, ma stamattina faremo qualcosa di più grosso. Colpiremo il negozio di Lamborghini a Los Santos, a Vinewood Hills. Ci fingeremo dei compratori texani con i soldi che vengono da Sandy Shore, interessati a qualche macchina lì, e al momento giusto faremo fuori tutti i presenti e ci ruberemo una Lamborghini. Trevor ha le idee chiare. Esclude sicuramente la Lamborghini terzo millennio perché essendo elettrica, ragazzi, poi non può caricarla. E sicuramente prenderemo una Lamborghini a benzina, ovviamente, perché i distributori a Los Santos e oltre comunque ce ne sono tantissimi. Invece caricare una macchina elettrica è veramente difficile se non hai la colonnina a casa, ed è per questo che quella la escludiamo. Perfetto ragazzi, questo colpo si può fare. Andiamo a fare subito un sopralluogo, vediamo un po' com'è fatto, soprattutto se hanno i modelli, se hanno la sicurezza. E poi, come vi ho detto, al momento giusto si colpisce. Quanto vado pazzo per questa moto qui. È una delle mie moto preferite. Ma proprio questo stile qua è una delle mie moto preferite. Non so a voi se vi piace, ma a me tantissimo, ragazzi. Soprattutto il sound, che fa veramente tremare l'asfalto. Questa moto veramente lo fa, ragazzi. Romba tutto, trema tutto. E sono veramente bellissime moto queste. Però non per tutti, sicuramente. Ovviamente, ragazzi, non per tutti. Bisogna avere anche un certo stile. Però ci piace, a Trevor sta bene. Comunque, ragazzi, noi siamo quasi arrivati. Il negozio è proprio qua sopra, a Vinewood Hills, nella zona ricca. E adesso, comunque, come vi ho detto, facciamo un sopralluogo. E soprattutto, ragazzi, dobbiamo vedere dove nascondere la moto perché, appunto, mi piace e non voglio perderla. Non voglio che qualche poliziotto me la sequestra. Comunque, il negozio è questo qua, ragazzi. Vedete? Benefactor, uno dei negozi più lussuosi di Los Santos al momento. E poi, vabbè, c'è anche quello di Simeon. Come vedete, abbiamo due guardie lì. Vediamo dentro, una lì e una appoggiata lì, la vedete vicino al cartellone pubblicitario. Ok, comunque perfetto ragazzi, facciamo un sopralluogo, vediamo un po' che macchina abbiamo. Allora, da questa parte abbiamo Lamborghini Veneno, poi di là dovrebbe stare Lamborghini terzo millennio, quindi avevo ragione io. Vedete Lamborghini terzo millennio, Lamborghini Huracan Evo Spider e qualche Lamborghini lì che non riesco a vedere, ma quella lì secondo me è una Lamborghini SVJ. Comunque ragazzi, veramente bello. Vediamo un attimo la situazione. Sì, da qui si vede la macchina, come vedete, Lamborghini SV. Sì, quindi Lamborghini SV, Lamborghini Huracan. Abbiamo due Huracan, una terzo millennio e una Lamborghini Veneno. Ok, perfetto ragazzi, vediamo un attimo la situazione anche da questa parte qui. Ah vabbè, qua come vedete è l'ingresso comunque sul retro di questo negozio Lamborghini. Comunque sono veramente belle, ragazzi. Il mio obiettivo, o almeno quello di Trevor, è sicuramente non rubare quella macchina lì elettrica, va bene? Quindi o ci prenderemo quella lì verde lime, la Lamborghini Huracan Evo Spider, o addirittura questa qua, ragazzi, su questo piedistallo, comunque, perché secondo me per stare lì è qualche versione veramente costosa, quindi potremmo anche prendere quella. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo visto che abbiamo due guardie fuori e due guardie comunque all'interno. E di qua dovrebbe stare comunque il, diciamo, il venditore. Allora facciamo una cosa, sicuramente la moto la nascondo, è ovvio ragazzi. Vediamo un attimo di metterla qua dietro e facciamo tutto ovviamente a piedi. Sì, qua è perfetto. Qua è perfetto ragazzi, qua è perfetto. E chi se ne accorge? Che c'è una moto qui. Ok, andiamo subito ragazzi, andiamo all'interno, facciamo finta di essere dei compratori e al momento giusto spariamo tutti, ovviamente. Queste qua cadono. Che figata ragazzi, vediamo un attimo. Sì, ok, veramente dei dettagli bellissimi. Che non passa nessuno, perfetto. Andiamo all'interno. Buongiorno. Ragazzi, guardate qua. Allora, come vi dicevo, Lamborghini Veneno
Lamborghini Terzo Millennio, Lamborghini Huracan Evo Spider, Lamborghini Huracan e Lamborghini Aventador SVJ, ragazzi, veramente tantissima roba, soprattutto questa, perché per stare qui vuol dire che al momento è quella più costosa. Infatti guardate qua com'è fatta. E secondo me l'obiettivo nostro è questa. Sapete il perché? Perché questa qua, ragazzi, è bella, ma la conosciamo già. La usa già Trevor e Franklin in Modo Vita da Sopravvissuto. Quindi l'abbiamo già vista com'è fatta, quella lì che, diciamo, qua sopra alla torretta. Quindi conosciamo già com'è fatta questa. Questa qua, ragazzi, è uguale, non ha, diciamo, il tetto che si leva, però conosciamo pure questa. Questa qui abbiamo detto che non possiamo prenderla. E ci sarebbe Lamborghini Veneno e Lamborghini Aventador. La Lamborghini Veneno, ragazzi, pure è bella e quasi quasi mi prenderei proprio questa, sinceramente. Perché pure la Lamborghini Aventador, sì, la conosciamo, l'abbiamo già vista. La Lamborghini Veneno, invece, è qualcosa di più, secondo me. Costa pure di più. E infatti faremo così. Perfetto. Qui, come vedete, abbiamo il venditore di auto, la sicurezza che sta fumando, questa qui che è armata, ragazzi, quindi siamo molto molto attenti. E dobbiamo, ragazzi, dobbiamo farlo. Ci sarà un inseguimento, però sarà tutto a posto se riusciamo a scappare. Soprattutto la moto sta nascosta lì, quindi ci sta, ragazzi. Ok, perfetto, quindi facciamo una cosa, estraiamo la pistola. No, no, questa qua è troppo piccola. Andiamo di pistola da combattimento. E sono pronto, ragazzi. Ok. Oddio. Non muore quello, ragazzi. Ok, adesso è morto, ragazzi. Andiamo subito all'interno. Abbiamo la polizia. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, vai Trevor Phillips. Ok? Dobbiamo farli fuori tutti, ragazzi. Anche questi qua che non c'entrano nulla. Ok, vediamo chi è rimasto. Ah, la signora. Salve signora, mi dispiace. Ok, ora siamo circondati, ragazzi. Siamo circondati. Meno male che i vetri sono antiproiettili. Meno male che lo sono, ragazzi. Allora, abbiamo detto che ci prendiamo la Lamborghini Veneno. Facciamo attenzione che questi qua potrebbero entrare. Siamo veramente baraccati qua, ragazzi. E in questo caso comunque abbiamo bisogno di questo, sicuramente. Vediamo un attimo se si fanno il giro sti maledetti. No, qua abbiamo un sacco di polizia. Oh mio Dio, ragazzi. Un casino, ragazzi. Andate via. Vai, potere di Trevor. Perfetto, ragazzi, 3 stelle, abbiamo. Che, ragazzi, l'ho presa, dobbiamo solo scappare. Facciamo sta manovra senza romperla. Ovviamente subiremo i colpi di pistola, però possiamo andare, ok? Vai. Quanto è veloce, ragazzi. Abbiamo 3 stelle, vai, fuggiamo, dobbiamo scappare. Lamborghini Veneno, ragazzi, oh mio Dio. È stra mega velocissima. Attento, è Trevor. Guidiamo pure bene, ragazzi. Cerchiamo di non rompere sta macchina, che è veramente costosa. La vorrei avere almeno intatta per un po'. Ok. Ci siamo, ragazzi. Vai, 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 vai. Facciamo attenzione qui. Come ha fatto a seminare, non lo so, ragazzi. Grandissimo Trevor Phillips. Ma è troppo veloce, ragazzi, sta Lamborghini, credetemi. È troppo veloce. Non so dove scappare. Andiamo da queste parti qui. Ok. Qua siamo nei guai, eh. Qua siamo nei guai, ragazzi. Dobbiamo trovare subito un modo per fuggire. Levati, 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 levati. Spostatevi, spostatevi. Oh, perfetto, ragazzi. Di qua?
Vai, vai, che li stiamo seminando, ragazzi. Aia, qua non ci voleva proprio. Giusto in tempo, avete visto? E forse qua, ragazzi, siamo al sicuro, eh? Non ve lo assicuro, però forse sì. Ok, ok, ok. Seminati, ragazzi, seminati. Seminati, ragazzi, facciamo una cosa. Vediamo un attimo di andare dal meccanico. Io voglio subito cambiare colore. Subito, almeno comunque non veniamo rintracciati. Ok, eccoci qua. Bene, bene, bene. Perfetto. Allora, innanzitutto lo dobbiamo riparare. Ripara, verniciatura. Ah, abbiamo le livree qui. Non abbiamo il colore. Allora, ok, mettiamoci subito una livrea al momento. Velocemente gli mettiamo questa qui. Perfetto, possiamo uscire. E poi ovviamente torneremo a cambiare colore, ma almeno così, ragazzi, siamo poco rintracciabili. Anche se comunque una Lamborghini Veneno non è che ce l'hanno tutti. Qui abbiamo un garage. Vediamo se possiamo portarla qui. Vai. Spero che non è con noi. No, no, ragazzi, non ce l'hanno con noi. Dai, che siamo quasi arrivati. Vai, Trevor. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Grande. Grande. Perfetto, ragazzi, eccoci qua. Perfetto, ragazzi, eccoci qua. Ho perso anche il cappello nella fretta, guardate qua. Comunque abbiamo portato in salvo la Lamborghini Veneno. E forse, ragazzi, questa qua la vendiamo. Se abbiamo bisogno di soldi, questa qua la vendiamo. Perché è veramente una macchina che scotta. Ovviamente una Lamborghini Veneno, ragazzi, non si può ottenere. Soprattutto se è rubata, non si può ottenere. Però stiamo a vedere. Al momento la teniamo qui. Poi vediamo cosa farne di questa macchina. E ok, dai, ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi!